Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura. Quella che avete sentito è la sigla di Ondivago, progetto radiofonico nato nel 2010 a Torino. Io mi chiamo Max Ponte, ho la cristologica età di 33 anni e sono l'ideatore e il conducente, direi, più che il conduttore, di questa esperienza sonora. I miei interessi sono sempre stati di natura più che altro letteraria. Ho praticato e pratico la scrittura poetica per necessità. E mi è capitato, negli ultimi anni, di essere ospitato in alcuni spazi radiofonici, rimanendone affascinato. Rimanendo estasiato da quello che Marconi ha provocato. Sono lieto di poter rievocare, in poche parole, le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze, da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori. Durante una giornata di Ozium nella città sabauda, ho iniziato a figurarmi un programma radiofonico. L'avrei chiamato Ondivago. Ondivago significa vagare con le onde ed è un termine utilizzato con parsimonia e spesso con una accezione negativa. È perfetto, ho pensato, non solo può riferirsi alle onde dell'etere, ma rispecchiare l'idea di un programma molteplice ed eccentrico. Pochi giorni dopo ho abbozzato anche il logo, tracciandolo sul filo del pennino inchiostrato che avevo ricevuto in dono a Natale. Ho deciso poi di aprire un blog e pubblicare quel fantasma radiofonico in rete. ondivago.blogspot.com. Ma di radio, microfoni e registrazioni non sapevo nulla. Max, senti, prova a avvicinarti leggermente al microfono. Così mi sono affidato ad un amico professionista per le prime prove, Alessandro Gianotti, che sostiene tecnicamente il progetto ancora oggi. Se riesci, non parlarci troppo dentro, perché sennò, sai, la P mi fa l'effetto popping, sai, quando senti boom. E per la redazione ho avuto l'opportunità della collaborazione con Anna Raffaella Farao, scrittrice italo-francese, con la quale ho previsto in Ondivago uno spazio per la francofonia, cioè una sperimentazione nella sperimentazione, per i vari contatti stabiliti con il mondo culturale francese e belga. E proprio dal Belgio sono partiti recentemente i primi test di Ondivago su emittenti rivolte agli italiani all'estero e, contemporaneamente, anche attraverso il web, coinvolgendo nel collaudo alcune web radio comunitarie italiane. Ondivago ha cominciato così a muoversi, sviluppando puntate culturali che attraversano la letteratura, l'arte contemporanea, il design, interpellando sia autori affermati che esordienti. E per quanto riguarda le lettere, Ondivago si è proposto di dare spazio alla poesia contemporanea e alla narrativa per ragazzi. Il tutto senza dimenticare nel suo paesaggio suoni provenienti dalla quotidianità, come una segreteria telefonica. Sono presenti messaggi non ascoltati. E su tutti i suoni dell'acqua casalinga. Ondivago adora ascoltare i rubinetti. Rubinetto è un francesismo. A Ondivago
piacciono molto i francesismi. Ondivago vorrebbe realizzare una raccolta di racconti sulle rubinetterie, ma non ha ancora trovato né gli autori né gli editori. Potrebbero essere i rubinetti stessi gli autori di quest'opera. O forse quest'opera la stanno già scrivendo con il loro scorrimento. In questa puntata per il cantiere di Radio 3 vi proponiamo una successione di nostre registrazioni all'insegna del Lasciatemi divertire palazzeschiano. Max Ponte e la redazione vi augurano una buona ondivagazione. Avete appena sentito la voce della nostra lavatrice, che pare volerci dire qualcosa. Sì, ci suggerisce di iniziare il nostro periplo dalla narrativa per i più piccoli. E da una lallazione pare che gli interessati siano d'accordo. Anna Raffaella Farao si porta dietro una storia, quella di Bellatrix, di cui la prima parte è narrata nel pianeta blu Myosotis. Un libro per ragazzi dai 9 anni, ricco di dettagli e atmosfere che anche gli adulti possono apprezzare. Questa bambina protagonista, che si chiama Bellatrix, compierà 100 anni e gli aspetta una sorpresa grandissima. 100 anni giustamente perché io ho voluto mettere l'accento nel mio testo sull'intemporalità principalmente, sì. Che infatti gli anni che passano sono dei limiti di noi terrestri, potrei dire, dunque questo mi ha molto incuriosito. E lei non sa che ci sarà questa sorpresa preparata dalla nonna, gli aspettano un mucchio di cose gioiose ma anche inaspettate e anche un po' negative, ma tutto ciò per spiegare che anche nel negativo ci può essere sempre uno sbocco di qualcosa di bello e di gioioso, ecco. Allora, il messaggio che io vorrei dire agli adulti specificamente: conservate il vostro immaginario, poiché senza sarebbe un vivere in bianco e nero, laddove si può vivere a colori. Quando si diventa adulti, sfortunatamente si perde quella parte di fantasia, e questo è un dramma. Bellatrix, esortò Lira, prendi la tua piuma di pavone e annota ciò che sto per dirti, poiché dovremmo inoltrare la lista al lampo di luna, affinché ci possa fornire tutto ciò che ci serve. Bellatrix annotò meticolosamente ciò che Lira le dettava. Un pizzico di polvere d'iris, 3 garofani dei poeti, 3 cristalli d'ambra grigia di capodoglio, 10 gocce di olio essenziale di gardenia, 1 bicchiere di schiuma marina, 1 po' di lava del vulcano Piton, 1 goccia d'acqua tinta all'albero del viaggiatore, 1 campione di sudore di coccinella, 1 minuto di tempo, 1 dente di squalo, 1 flaccone di inchiostro di calamaro, 1 pizzico di terra senese, 1 sputo di cameleonte in collera, 1 pezzo di scorza di cedro del Libano, 1 manciata di sabbia dell'isola della sorpresa, 1 sacchetto di petali stellare, 1 cappello d'angelo biondo,
due raggi di luna e due raggi di sole ed ecco fatto. E visto che ci ritroviamo proiettati nelle contrade spaziali, ascoltiamo il poeta sonoro Arrigo Loratotino e i suoi extraterrestri. Dunque, discussione tra due extraterrestri. Uno un grassoccio, un tipo gioviale, sai, e l'altro un secaligno, alto 2 metri, eccetera. Bene, allora, dunque, la prima parte io mangio le parole, la seconda parte le vomito. Pane, figo, minestra, figo, pane, carne, figo. Pece, vino, insalata, formaggio, vino, crema, frutta, vino. Caffè, cognac, che bello, vino, insalata, carne, pesce, limonata. Quando si fa radio, ogni suono, ogni rumore assume la tridimensionalità di una scultura. Luigi Russolo brevettò l'intona rumori, con la convinzione che la nostra vita sia dominata dai rumori, che sono la natura pulsante, la verità. Secondo la sua visione, è la melodia a costituire il fastidioso artificio. Proviamo a mettere in funzione un intona rumori, a farlo ululare e gorgogliare. Ululatore. Il brano di Russolo gorgoglia ed è etichettato gorgogliatore. Russolo, come saprete, faceva parte della compagine futurista. Desideriamo esprimere il nostro disappunto per coloro che chiamano oggi futuristi i rappresentanti di una parte politica, che nulla ha a che vedere con quelle esperienze. Per rispetto nei confronti della prima fra le avanguardie storiche, invitiamo gli operatori dell'informazione a trovare un altro appellativo. Proseguendo con la città da cui Marinetti ha lanciato il suo manifesto, desideriamo farvi ascoltare la voce e i rumori della metropolitana di Parigi.
La velocità, il desiderio di muoverci rapidamente, ha progressivamente coinvolto le nostre vite, come ha fatto notare Paul Virilio. Il filosofo francese parla infatti di dromologia, una disciplina da lui teorizzata per studiare quel movimento che vuole annullare lo spazio-tempo. La velocità non investe solo l'esterno, ma anche l'interno dell'individuo, il suo corpo, la sua coscienza. Dromologia. Se sono magro e con ossa pungenti, è per rispondere alla velocità. Se mi succhio le labbra, è per desertificare le pozzanghere del corpo. Se evito i film, è per l'attrito e l'attesa della pellicola. Sono questi i lineamenti della mia dromologia, del mio veicolo urbano, della mia impermanenza. La mia conformazione corporea è aerodinamica contro il fato e la sua resistenza. Alla poesia non si può rinunciare? E questi sono alcuni versi di Max Ponte che vi sta parlando. Ondivago nella varietà della sua rotazione culturale, vuole dedicare uno spazio costante alla poesia, realizzando nel futuro prossimo piccole raccolte sonore collettive da diffondere anche attraverso la rete. Se pensiamo che le antologie poetiche spesso non superano le poche centinaia di copie e hanno un mercato ridotto al lumicino, una soluzione come questa può effettivamente allargare il pubblico della poesia. Il web, infatti, è una risorsa anche per la letteratura, per quanto ebook e affini incutano ancora timore in Italia. Un timore che non investe invece gli incontri che si moltiplicano nella rete a suon di click. Click, love, tempo, occhi, schermi, filtri, condom, screen, pixel, fresco, derma, Photoshop, eterna giovinezza, mi piace, condividi, body, fibre ottiche, sensori, iscriviti al mio blog gruppo, sono il tuo server, serviti, leccami, taggami, sempre, ho preso un virus ma spero mi vorrai ancora, ho visto tutti i tuoi post, le tue foto al fitness, ti aprirei come la scientifica un hard disk smemorato, ti inserirei la mia USB e ti eiaculerei dati e dati, MP3, MP4, MP5 zippati, musica brasiliana, Boris Vian, se non fossi troppo offline, io penso potremmo chattare, far download il sabato sera, per tanto tempo amarci, uscire assieme su Second Life, aprire un account, sposarci, generare due avatar nazi. Se mai un giorno pirata dovesse resettare il sistema, noi saremmo morti e tutti i nostri links annegati. Che bello morire assieme, senza rete cadere allegati. Con questa sua poesia sonora, Max Ponte vi saluta e vi invita a scoprire il progetto radiofonico Ondivago all'indirizzo ondivago.blogspot.com. Ondivago è aperto al dibattito e lo trovate anche su Facebook, con un gruppo dedicato. Il nostro desiderio, come già anticipato, è quello di proporre una creazione radiofonica inconsueta, culturalmente eccentrica, animata dall'indipendenza dello spirito critico. I nostri contenuti sonori sono Creative Commons, perché crediamo che ci debbano essere ampi spazi per la diffusione del sapere. Inoltre, sosteniamo campagne come quella per l'acqua pubblica, perché non vogliamo immaginare un futuro in cui verrà privatizzata anche l'aria. Questo programma ha avuto la preziosa collaborazione di Anna Raffaella Farao e Alessandro Gianotti alla parte tecnica. Ricordiamo anche le emittenti associative e comunitarie, comunque no profit, che ci hanno supportato nei test radiofonici. Radio Alma, con Daniela Terrile e il Club del Libro a Bruxelles, Radio Prima a Liegi e Radio Valdarno in Italia. Un grazie a Radio 3 per averci fatto lavorare nel suo cantiere. Muniti del metto giallo, inviamo a tutti la sirena della nostra imbarcazione.